che 100.000 persone che fuggono dalla guerra sono dei clandestini, per me non solo è una bugia colossale, ma è una cosa contro la natura di questo paese, contro quello che è la civiltà del nostro paese. Allora stiamo attenti, perché noi possiamo anche discutere su come regolare l'immigrazione, su come è giusto, quanti ne dobbiamo ricevere e quanti no, chi è regolare è giusto che venga rimandato indietro. Però, ma da qui a confonderli con chi fugge dalla guerra, i profughi di cui parlava prima la poliziotta, sono quelli di Kobane, della Siria, dell'Iraq. Allora o noi diciamo in modo chiaro, non ce ne disinteressiamo, se li vediamo in mare ci giriamo dall'altra parte, se annegano amen, oppure dobbiamo porci il problema. Allora, intanto salviamo le vite umane nel Mediterraneo, dobbiamo farlo con l'Europa, ed è quello che stiamo cercando di fare. E poi sicuramente va colpito alla base il problema, vanno risolte le soluzioni di guerra che ci sono oggi, vanno creati dei campi di prima accoglienza in Nord Africa, ma nel frattempo è inutile che ci giriamo intorno. Non sono clandestini, questa parola per me è, non solo è offensiva, ma è una grave, colossale bugia, perché questo è associare questi profughi alle malattie. Per me ricorda un periodo buio della storia dell'Europa. Stiamo attenti, perché non solo si gioca col fuoco, si rischia di alimentare una guerra sociale. Infatti, che va a toccare 1 milione di bambini, figli di immigrati, va a toccare 5 milioni di immigrati che lavorano anche nella Milano di Salvini, e va appunto a colpire quella convivenza che va costruita e va tutelata. Prego. Fare della confusione, della demagogia, per me non solo è pericoloso, ma è razzismo. Questo dobbiamo dire. Va bene, allora. Innanzitutto su Facebook mi sta scrivendo una marea di gente siciliana che cerca un lavoro e vorrebbe la stessa attenzione che hanno gli immigrati che sbarcano tutti i giorni in Sicilia. Noi quindi anche i lavoratori stiamo pensando. Non l'ho interrotta, quindi. Posso? Grazie. Perché secondo me chi perde il lavoro a 50 anni ed è cittadino italiano e siciliano merita un po' di attenzione in più rispetto a chi sbarca domani mattina. Sarà una mia fissa, ma è quello di cui sono convinto. Secondo, i numeri dicono che i siriani, siccome sono tutti siriani, arrivano, sono siriani. I numeri del Viminale dicono che i siriani che hanno fatto domanda di asilo politico in tutto questo ambaradan fra i 130.000 sbarcati sono 400, se disa Milano. Quindi vuol dire che c'è un esercito di non siriani che fa l'immigrato clandestino. Come si comportano nei confronti degli immigrati clandestini? Ma da dove clandestini? Vengono i siriani? La Francia, la Spagna, fammi da finire dove? Cortesemente, da dove non interrompo. Dalla Siria, se e la geografia non è un'opinione. Posso dire, sì, ti sto dicendo, i 400 siriani li ospitiamo volentieri. Dove sono andati gli altri 120.000 immigrati clandestini? Tornano a casa loro. Questa è non una balla. Non possiamo permetterci di mantenerli. Questa è una balla, non è così. Basta. E non è così. Un attimo, non è così. E poi Martino. Io non so quali dati ha visto Salvini, ma noi abbiamo i dati invece del Ministero degli Interni, che è la mia fonte, la fonte di tutti quanti. Sì, la fonte della saggezza. Di cui il 60% di chi è arrivato ha chiesto asilo, il 40% è andato verso la Germania, la Svezia, tant'è che addirittura ce li vogliono mandare indietro. Quindi la maggior indietro, parte, sono mica scemi come quindi noi, non sono clandestini come dici tu, sono persone che decidono di andare verso altri paesi europei. E ce li rimandano indietro. Ma per una legge perché europea sbagliata, ma vedi noi. Che già cambi idea? No, sono no, tutti rifugiati. Li mandano tutti in Italia perché c'è gente come te che li mette in albergo a 3 stelle, colazione, pranzo, cena, sigarette. Ma tu hai coraggio di dire questo? Hai coraggio di dire questo ai cristiani che fuggono dalla Nigeria? Hai coraggio di dire faccia. No. Non fare propaganda, io mi vergogno che l'Italia in questo momento, magari ci stanno guardando, paghi un agriturismo nel cuore della Sardegna, alcune decine di immigrati con degli italiani che dormono in macchina questa o in cantina. Questa è propaganda, no, io dico quello che stai dicendo. Vergogna. È propaganda, ne ho visto io gli immigrati. Ne ho visto io gli immigrati. Non sono in albergo. Un attimo sono solo, non sono in albergo. Così me lo commenta Matteo. Questa è propaganda. Guarda no, un attimo questo. Questa è propaganda. Vai a Pozzalla a vedere dove stanno gli immigrati. Ci sono migliaia di immigrati ospiti a spese degli italiani in albergo, sì o no? Sì, sì ma lo no? Sono perché sì, la Costituzione basta, lo dice. Ma secondo me è una vergogna. E allora dove vuoi lasciare tu lì i profughi che ci sono metto gli italiani senza tetto in quell'albergo? Questo è razzismo, ci lo sai? No, lo sai? Ma chi fugge ti paga dalla lo guerra? Stipendio? La Costituzione italiana lo stipendio dice di te lo pagano i cittadini italiani o quelli che sbarcano cambiamo domani mattina? Cambiamo insieme la regolamentazione europea. Fermatevi un attimo. Tu sei stato il più assente nel Parlamento europeo quando avresti dovuto cambiare le regole in Europa e non l'hai fatto. Questa è la verità. La destra, la destra. E difendi i diritti degli africani. Noi io sono pagato dai cittadini europei. E adesso pensa di fare propaganda. Voi in Europa